Laudetur Jesus Christus, la votiva per gli infermi, questa messa prevista nel Messale che appunto ha lo scopo di pensare a coloro che soffrono di più a causa di infermità, soprattutto delle infermità fisiche, e attraverso la preghiera della Chiesa portare loro conforto, portare loro sollievo, portare la consolazione dello Spirito. E allora oggi non c'è nessuna memoria di santi prevista, nessuna memoria obbligatoria, e quindi ho deciso di celebrare questa messa pensando proprio alle tante persone, innanzitutto nel piccolo resto, le tante persone che anche mi contattano e che fanno parte del piccolo resto e che appunto sono nella sofferenza, o per infermità fisiche o per infermità spirituali, sono nella sofferenza. E allora innanzitutto chiediamo al Signore per voi che partecipate sempre alla messa, per i vostri cari, i vostri parenti, di unire le vostre intenzioni per le persone che hanno più bisogno in questo momento, ma poi allarghiamo certamente il nostro orizzonte, non preghiamo solo per il piccolo resto, ma preghiamo per il mondo intero, preghiamo perché il Signore possa dare la consolazione, la forza a coloro che soffrono, tutto la fede. Il Signore anche ha pregato nell'orto degli ulivi, in mezzo all'angoscia più profonda, ha pregato dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà si faccia. Ecco, il Signore ci insegna a rimettere sempre tutto nelle mani del Padre, nelle mani di Dio, e anche a entrare nel mistero della sofferenza, quel mistero che Lui ha portato per la nostra salvezza, quel mistero che appunto, siccome l'ha preso su di sé Cristo, è appunto un mistero anche redentivo, un mistero di grazia. E anche San Paolo, pensiamo, nelle sue lettere dice: ho pregato il Signore più di 3 volte che mi togliesse, no, questa spina nella carne, questa sofferenza, ma il Signore mi ha detto: ti basta la tua grazia. E allora, carissimi fratelli e sorelle, abbiamo bisogno anche noi di approcciarci con un atteggiamento di fede in quello che è il mistero della sofferenza, che prende tutti nella vita. Nessuno può scappare dalla sofferenza, chi in un modo, chi in un altro. La vita umana è soggetta alla sofferenza e la vita cristiana è soggetta alla sofferenza, proprio perché il Signore ci ha insegnato a portare la nostra croce quotidiana e non a fare senza la nostra croce. Ci ha insegnato la via più difficile, la via che Lui ha percorso per primo, che ha percorso fino alla morte di croce sul Calvario. Ecco, la mentalità di oggi, la mentalità odierna, è una mentalità che rimuove il pensiero della sofferenza, è la mentalità del benessere, è la mentalità di coloro che fanno di tutto per eliminare qualsiasi tipo di sofferenza. Certamente la scienza progredisce e certamente non siamo qua a demonizzare la scienza, ma anzi ringraziamo il Signore perché tutto è dono suo, ma dicevo che appunto la mentalità di oggi rifiuta di accettare la sofferenza quando arriva. Certamente non dobbiamo andare a cercarcela, a volte le sofferenze sono cause di peccati che si possono evitare, sono cause di situazioni che si possono evitare. Allora molte volte possiamo essere noi che andiamo a trovarci delle sofferenze, ma altre volte la sofferenza arriva in modo inaspettato, arriva senza averla chiamata, arriva in modo imprevisto, e allora lì le strade sono due: o impariamo ad accettare quelle sofferenze e a portarle con spirito cristiano, oppure fuggiamo, oppure rimuoviamo il pensiero, oppure addirittura ci possiamo andare a stordire. Diceva anche Pascal, un filosofo, che l'uomo molte volte vive in quello che lui chiamava il divertissement, no? In francese, non so dirlo bene, ma praticamente lo stordimento. Gli uomini rimuovono il pensiero della morte, il pensiero delle cose ultime, rimuovono il pensiero delle domande fondamentali della vita, e per questo vanno a stordirsi. Si vanno a stordire, per esempio, con l'alcol, con la droga, con il sesso, e queste sono tutte forme per eliminare, per rimuovere invece
quello che è l'essenza stessa della nostra vita, per rimuovere le domande fondamentali, per rimuovere chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo a finire, per vivere una vita secondo quel motto del carpe diem, di cogliere l'attimo, ma poi che si risolve solo nelle cose di terra che certamente non possono riempire il cuore dell'uomo, non possono soddisfare quello che è il desiderio più profondo del cuore dell'uomo, perché l'uomo è stato creato per Dio, l'uomo è stato creato per la vita eterna, per conoscere il Signore. Dice Sant'Agostino in modo mirabile: Signore, tu ci hai fatto per te, ma il nostro cuore non trova pace, non trova pace finché non riposa in te. Com'è bella questa frase, quante volte l'ho sperimentata nella mia vita e penso anche voi. È il cuore è sempre nell'affanno, è sempre agitato, è sempre inquieto finché non riposa nel Signore. Dice il Salmo: solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui l'unica mia salvezza, l'unica mia speranza. E allora è proprio così. Ecco, se impariamo ad accettare le sofferenze, ad accettare anche ciò che la natura umana rifugge, ma se lo accettiamo con spirito cristiano, ecco che allora impariamo a capire che anche il mistero della sofferenza non è un mistero, appunto di castigo, ma è un mistero redentivo, è il mistero che ci unisce alla croce del Signore. Mi viene sempre in mente quello che diceva Gesù a Padre Pio: gli diceva, se io non ti avessi crocifisso tante volte, tu chissà che fine avresti fatto, non mi avresti ascoltato. E così il Signore dice ad ognuno di noi: se non ti avessi mandato quella croce, se non ti avessi dato quella sofferenza, quella malattia, quella prova, chissà, ecco, chissà tu dove stavi, forse ti eri perso già per l'eternità. E allora sono benedette anche le prove e le sofferenze se noi le vediamo sempre con un'ottica di fede, sempre con un'ottica cristiana. E certamente ci sono delle sofferenze del corpo che a volte sono pesanti. Conosco tante persone che anche mi contattano che hanno delle malattie serie, hanno delle sofferenze, delle croci grandi, ma ecco, le portano con amore, imparano a portarle per amore di Gesù. Certo, a volte prende lo scoraggiamento, a volte hanno bisogno di una parola di conforto e di una parola della fede, ma ecco che queste persone che poi pregano, e la preghiera è sempre il segreto di tutto, ecco che giorno per giorno imparano a portare la croce, e attraverso quella croce salvano la loro anima, ma chissà quante altre anime salvano attraverso quelle sofferenze offerte al Signore. Mentre purtroppo ci sono altre anime che rifiutano, non hanno la forza di accettare le sofferenze, e quando arriva la prova, quando arriva la malattia, che può riguardare se stessi oppure un proprio caro o una persona amica, ecco che allora iniziano a prendersela con Dio, iniziano a gridare verso il cielo, magari anche a bestemmiare, iniziano a dire che Dio è cattivo, che Dio è ingiusto, che Dio non vuole la felicità, non vuole il bene dell'uomo. Allora per noi, carissimi fratelli e sorelle, dicevo, il segreto di tutto è sempre la preghiera. Se impariamo a fissare il nostro sguardo su Gesù crocifisso, e oggi è venerdì, anche se, specialmente nel giorno di venerdì, se impariamo ad unire le nostre prove alla croce di Gesù, se impariamo a meditare la passione di Gesù, ecco, capiamo quanto è vera la parola della Bibbia che dice: non c'è sofferenza più grande è di quella che il Signore ha passato per noi. Non c'è sofferenza più grande. Ecco, Gesù ha sperimentato la sofferenza più grande che possa sperimentare un uomo, essendo lui anche Dio, essendo innocente, essendo appunto venuto per assumere su di sé le nostre colpe e espiare così i nostri peccati. Ci sono persone che dicono: Gesù ha sofferto solo per poche ore, ha sofferto nella passione, ma ci sono altre persone che sono in un letto di dolore magari per tutta la vita. Ci sono persone che hanno delle malattie gravissime e che non possono vivere. Ecco, allora queste persone hanno sofferto più di Gesù? Ecco, no, non è così. Gesù ha sofferto
più di tutti, non c'è sofferenza più grande, dice la scrittura, non c'è sofferenza più grande di quella di nostro Signore. E allora qualsiasi sofferenza Gesù la può capire, perché l'ha passata su di sé, può entrare in ogni sofferenza, può dare conforto, può dare consolazione. La parola di Dio ci insegna a pregare per la guarigione, quindi nella malattia è lecito pregare per la guarigione, ma sempre con quello spirito di rimettere tutto nella volontà di Dio. Signore, se tu vuoi puoi guarirmi, ma sia fatta la tua volontà. Se invece tu vedi altro per me, ecco che io sono pronto ad accettare anche, anche le croci che tu mi donerai. Mi viene in mente anche io, quando dovevo essere operato, ho fatto un'operazione molto delicata, la sera prima di entrare in sala operatoria ho fatto anche un testamento spirituale, ho scritto: chissà se mi sveglierò, chissà se magari non avrò lesioni, ecco, potrò ancora ragionare, ma ecco, ho fatto un testamento spirituale e ho pregato il Signore in questo modo, ho detto: Signore, se tu hai bisogno di me, se tu vuoi, ecco, allora guariscimi, allora fai che io possa stare bene, ma se tu invece vedi altro, ecco, io sono pronto ad accettare la croce che vorrai mandarmi. Ecco, questo è l'atteggiamento che dobbiamo sempre coltivare, l'atteggiamento della fede, è quella fede che appunto sa che tutto è nelle mani di Dio e che tutto è dono di Dio, anche la malattia, anche le prove, anche le sofferenze che possono colpirci possono essere un grande dono di Dio nel suo mistero infinito di amore, possono essere un grande dono per la nostra salvezza, per la salvezza di tante anime, un dono che capiremo pienamente solamente quando saremo nella vita eterna. Ecco, dice la parola di Dio che abbiamo ascoltato, l'epistola di San Giacomo: qualcuno di voi è sofferente, preghi, e se qualcuno è nella sofferenza, ecco, il rimedio è la preghiera. Attraverso la preghiera il Signore ci dà sempre la forza di portare la nostra croce e di portarla anche con serenità, con amore. Se qualcuno invece è in preda alla gioia, e rompa in canti di ringraziamento, e se qualcuno è nella gioia, è lieto, anche questo è il dono di Dio, e quindi bisogna lodare il Signore. Ecco, invece a noi capita molte volte che quando siamo nella gioia ci dimentichiamo del Signore, ci dimentichiamo facilmente di Dio. Invece nella sofferenza, nella gioia, nella malattia e nelle cose liete della vita, ecco, riconoscere sempre in tutto il dono di Dio e aprire il nostro cuore alla lode, al ringraziamento. E poi dice: se qualcuno di voi è infermo, chiami i sacerdoti della Chiesa, preghino su di lui, per lui, dopo averlo unto con olio nel nome del Signore. La preghiera della fede darà salute all'infermo e il Signore lo guarirà. Ecco, questo passo, che è anche un passo fondativo del sacramento dell'unzione degli infermi, dove appunto i sacerdoti amministrano attraverso la preghiera allo Spirito Santo fatta sull'infermo, sul malato, e poi con l'unzione dell'olio sulla fronte, sui palmi delle mani, ecco che questo passo fonda quel sacramento che appunto è il sacramento per gli infermi, ma soprattutto è il sacramento che viene dato per chiedere al Signore la forza della fede, la forza della fede nella malattia, la forza della fede anche in punto di morte e soprattutto in punto di morte, perché quello è il momento decisivo della nostra stessa esistenza. Ecco allora cosa si chiede. Innanzitutto si chiede la guarigione anche del corpo, si chiede la guarigione dello spirito, ma si chiede soprattutto il dono della fede, è il dono di fortificarci nella fede per affrontare qualsiasi prova, specialmente le prove di infermità. Quante volte mi è capitato di amministrare il sacramento dell'unzione degli infermi e di dare sollievo in questo modo, il Signore attraverso la preghiera ecco che porta sollievo ai corpi e alle anime. E a volte è anche capitato di dare il sacramento a qualcuno che sembrava moribondo, invece si è ripreso ed è vissuto ancora per un po' e magari anche a lungo, oppure ecco anche di dare il sacramento
a coloro che si preparano a una morte imminente, e quante volte sono stato edificato da anime che hanno vissuto quei momenti con tanta fede e sono state loro più che altro a fortificare più me rispetto che io a loro con il sacramento. Ecco, purtroppo però c'è anche il rifiuto della grazia, e questo anche mi è capitato di vedere anime che hanno rifiutato i sacramenti della fede, oppure peggio ancora, parenti che hanno negato l'accesso al malato, può essere la mamma, il papà, un parente, hanno negato l'accesso perché il sacerdote in quel momento spaventava l'ammalato non doveva spaventarsi e doveva vivere sereno e tranquillo. Ecco, queste cose purtroppo denotano la mancanza di fede e anche soprattutto la mancanza di una vista spirituale, di una vista che appunto contempli le cose eterne, specialmente l'eternità dell'anima. Questa purtroppo è la mentalità comune, nell'affrontare la malattia, nell'affrontare la sofferenza prima della morte. Tanti pensano solo che la persona non debba soffrire fisicamente, ma non si curano affatto della salute dell'anima e specialmente della salute eterna. E allora ecco, i sacerdoti preghino sopra gli ammalati dopo averli unti con olio nel nome del Signore. La preghiera della fede, la preghiera della Chiesa darà salute all'infermo e il Signore lo guarirà. Se ha commesso peccati, gli saranno condonati. Ecco, questa allora è la vera malattia di cui parla la Scrittura. La malattia, l'infermità vera, non è tanto quella fisica, non è tanto quella spirituale. L'infermità vera è il peccato, quella è la vera malattia che tutti quanti siamo chiamati a combattere, perché il peccato appunto ci allontana da Dio. Il peccato ci toglie la grazia, il peccato ci porta a vivere come se Dio non esistesse. E allora, specialmente il peccato mortale, non il peccato veniale, ma il peccato mortale. E allora quella è la vera malattia che la Sacra Scrittura ci insegna a vincere, a combattere, e poi certamente si chiede al Signore la guarigione del corpo, se appunto lui lo desidera, se nella sua volontà, ma sempre tenendo presente che la vera malattia appunto è quella del peccato. Gesù è venuto nel mondo per liberarci dal peccato, per liberarci dalla morte eterna, di cui le guarigioni fisiche anche sono una rappresentazione. Gesù però, quando guarisce fisicamente qualcuno, lo fa sempre con uno scopo più grande, non solo quello di ridonare la salute del corpo, ma quello di donare la fede, quella fede che appunto è ciò che ci salva. Ecco perché Gesù dice sempre nel Vangelo: la tua fede ti ha salvato. È la fede che ti salva, non è vivere 10 giorni in più su questa terra, non è vivere 100 giorni in più, 1000 giorni in più, ma ciò che salva è sempre la fede. Ecco perché i santi allora ci insegnano a combattere il peccato, e se noi leggiamo le vite dei santi ci accorgiamo che la loro battaglia è stata una battaglia essenzialmente contro il peccato, che l'unica paura che avevano era quella di offendere Dio con il peccato, la sua volontà, e quindi di non dare l'esempio che invece dovevano dare con la testimonianza della fede cristiana. E allora, carissimi fratelli e sorelle, oggi la nostra preghiera si eleva specialmente per tutti i sofferenti nel corpo, che hanno bisogno della consolazione dello Spirito, che hanno bisogno della forza, della grazia, della forza del Signore per portare quella croce che non è una maledizione, ma è una croce benedetta. E preghiamo per quelli che soffrono anche nello Spirito, quante anime sono disturbate dal maligno, quante anime soffrono, a volte per colpe proprie, perché se le sono andate a cercare, a volte per anche malefici ricevuti o cattiverie ricevute o per altre situazioni. Quante persone soffrono anche nello spirito, e allora anche questo dobbiamo chiedere, la guarigione
dello spirito, ma a volte il Signore non guarisce, lascia che quegli effetti perdurino anche nel tempo. Per esempio, facciamo un esempio, chi ha ricevuto un maleficio e magari prima non faceva una vita cristiana, poi ha iniziato a fare una vita di preghiera, ecco, sente un combattimento, sente la presenza di quel maleficio che prima non percepiva, ma quel maleficio perdura e gli effetti di quel maleficio perdurano nel tempo, ma facendo una vita di preghiera, una vita di grazia, ecco che quegli effetti vanno a diminuire, vanno a essere sempre minori fino, se Dio vuole, anche a poter scomparire. Ma quello che conta è la vita di grazia, è la vita di fede. Se noi viviamo nella fede, nella preghiera, ecco che allora possiamo affrontare qualsiasi situazione. Il Signore a volte ci lascia nella sofferenza, ci lascia nella prova, ma lo fa con uno scopo di amore, con uno scopo pedagogico e soprattutto per insegnarci a combattere, per insegnarci a crescere nella fede, per insegnarci a confidare di più nella sua grazia piuttosto che nelle nostre stesse forze. E quindi unite a questa offerta della messa tutte quelle situazioni delle quali siete a conoscenza o che vivete in famiglia, perché le presenterò all'altare del Signore e chiederemo al Signore proprio la grazia della consolazione, della forza dello Spirito e la grazia della fede è di portare ogni prova con uno spirito rinnovato di fede, e anche la grazia per i moribondi. Quanto è importante pregare tutti i giorni per i moribondi, la coroncina della misericordia e anche al capezzale di chi sta per morire, pregare quella benedetta coroncina, invocare con le preghiere della Chiesa l'intercessione di San Giuseppe, l'intercessione di San Benedetto da Norcia, l'intercessione della Madonna e con il rosario. Quanto è importante pregare per i moribondi tutti i giorni e soprattutto in questo periodo dove con questa dittatura sanitaria sono stati negati anche i sacramenti ai moribondi, è perché prima della salute dell'anima c'è la salute del corpo, e quindi prima pensiamo però quanti santi sono morti appunto contagiati per aver portato la carità ai moribondi, agli appestati e così via, e anche i sacerdoti portando i sacramenti, quanti purtroppo, ma secondo la volontà di Dio non purtroppo, sono anche morti, no? Ma ecco, la tragedia di oggi è che la falsa Chiesa ha messo la scienza al primo posto e ha rimosso anche il desiderio della vita eterna, per cui i tabacchini sono aperti, le chiese sono chiuse, abbiamo visto cose di questo tipo, anche nella mia ex parrocchia proprio c'era questa situazione, c'era un tabacchino proprio adiacente alla parrocchia, la chiesa chiusa tutto il giorno e il tabacchino aperto, perché i vescovi hanno deciso così, perché il loro papa ha deciso questo, che bisogna seguire il comitato tecnico scientifico, bisogna seguire la scienza, non bisogna seguire più invece la parola di Dio, non bisogna più seguire invece la salvezza dell'anima, questo viene dopo. E oggi anche, carissimi, è la festa della Madonna di Częstochowa, e quindi anche vogliamo invocarla con forza, lei che ha dato un miracolo nel XIV secolo, se non ricordo male, in quel periodo in cui i rivoluzionari cristiani degli Ussiti, che seguivano un teologo appunto boemo, che era un rivoluzionario, che era un precursore, se vogliamo, dei protestanti, ma questi hanno sfregiato quella icona posta a Częstochowa, quella icona della Madonna, ma la Madonna ha dato un segno miracoloso, da quelle ferite che porta sul volto ha fatto scaturire del liquido, del sangue, del sangue miracoloso, e poi successivamente quella icona è diventata per il popolo polacco è diventata l'emblema della resistenza contro le dominazioni straniere che hanno cercato di prevaricare in tanti modi nel corso dei secoli, e il popolo polacco, ecco, non sono io a dirlo,
Sappiamo bene quanto sia devoto alla Madonna di Częstochowa, ma lo siamo anche noi, e allora anche noi vogliamo prendere questa icona oggi della Madonna come simbolo della nostra resistenza. Anche noi stiamo resistendo all'impostura, stiamo resistendo all'impostura dell'apostasia bergogliana e all'impostura della falsa chiesa, e vogliamo chiedere all'aiuto l'intercessione della Madonna di Częstochowa per il piccolo resto, ovvero per la vera Chiesa di Cristo, per Papa Benedetto e per tutti noi, insieme al nostro caro Don Alessandro, che oggi anche festeggia il suo onomastico. Quindi giunga a lui il nostro più sincero augurio e tutta la nostra preghiera si eleva oggi per lui, per ringraziarlo di tutto quello che sta facendo, soprattutto di rispondere così in modo mirabile alla chiamata della Vergine Maria, alla chiamata del Signore, per suscitare la fede cattolica, per ravvivare la fede cattolica, per gridare al mondo che il Papa è Benedetto XVI e che solo dove c'è Pietro c'è la vera Chiesa. Ecco, ringraziamo il Signore e la Vergine Maria di aver suscitato Don Alessandro, e per tutto quello che sta facendo preghiamo per lui, che certamente per noi tutti è un segno vedere come l'opera va avanti, come lui sia rimasto in piedi in mezzo a tante sfide. Ecco, per noi il segno principale dopo Papa Benedetto e dopo la Vergine stessa, il segno principale è Don Alessandro, che è rimasto in piedi, e anche noi insieme a lui, e noi siamo anche noi rimasti in piedi davanti a tante prove, e quindi questo per noi è il segno più grande che la Madonna ci sta dando. Ma so che queste cose scateneranno l'ira dei nemici e che diranno: vi faremo vedere che non è vero, ce la metteremo tutta per far vedere che state dicendo delle fesserie. Ma ecco, noi sappiamo invece a chi abbiamo dato la nostra fiducia, e con questa certezza andiamo avanti con Maria e sempre con fiducia nella buona battaglia. Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur.